La Fondazione Salvare Palermo ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza, restaurare, tutelare, valorizzare ciò che presenta un importante interesse culturale, per regalarlo alle generazioni future, perché possano emozionarsi esattamente come facciamo noi. Tutte le attività della Fondazione sono diverse, sono raccontate nella rivista quadrimestrale PER, che raccoglie contributi di diversi storici. Nel prossimo numero viene descritto l'intervento di restauro promosso dalla Fondazione insieme alla Società Siciliana per la Storia Patria. Si tratta di un'opera firmata e datata, Eugenio Morisci 1928, che costituisce la quinta scenografica della Sala Luigi Di Maggio di Storia Patria nel convento di San Domenico. Gino Morisci, un artista di raffinata e impareggiabile modernità nel panorama artistico siciliano. Morisci disegna, progetta arredi, decora pareti, soffitti, dipinge quadri, progetta dalla grande scala alla scala di dettaglio e si occupa di tutto, dall'architettura alla decorazione. E le sue decorazioni non sono intese sempre come singoli elementi, spesso fanno parte integrante degli spazi. Il Morisci li inserisce stendendoli lungo le pareti e le decorazioni si fondono con esse, con funzionalità, estro, insieme ad una ricercata eleganza. Si creano in tal modo degli straordinari spazi scenografici, proprio come quello della Sala di Storia Patria, con il grande pannello richiesto da Ernesto Basile nel 1927 ed esteso circa 70 metri quadri nella parete di fondo. L'opera si ispira ad una delle 100 novelle antiche, il Novellino, e precisamente la 21ª. Racconta di tre negromanti che si presentarono dinanzi Federico II mentre stava banchettando nella sua corte per dare prova della loro magica arte. La novella, che ammonisce che la vita è un sogno, viene raffigurata in chiave moderna, in un'opera d'arte magnifica, d'ampio respiro e di vivace policromia. Vorrei mostrarvi qualche immagine di quest'opera. Nella parte inferiore si legge: Lo imperatore Federico fu e nobilissimo signore. A lui venienno sonatori, trovatori e belli favellatori, uomini d'arti, giostratori, schermitori, d'ogni maniera gente. Il restauro di quest'opera di straordinaria bellezza è stato affidato ad Ambra Giordano, che ha messo a punto una innovativa tecnica. Tante le scoperte attorno a questa magnifica tela dipinta, che saranno svelate nel prossimo numero PER di Salvare Palermo. Non perdetevelo!